Iniziativa dei Cobas in piazza Santa Teresa di fronte alla prefettura di Brindisi a sostegno dei lavoratori di CM, il cui destino sembra irrimediabilmente segnato. Aprile 2023 infatti sarà l'ultimo mese di cassa integrazione. I rappresentanti del sindacato hanno incontrato il prefetto di Brindisi, Michela Lajacona, per un estremo tentativo per far rientrare questi lavoratori nel perimetro di crisi della società Dema, che ha deciso di chiudere a Brindisi i due stabilimenti denominati Dema, appunto, e Dar. I lavoratori di CM devono essere compresi in qualsiasi soluzione possa avvenire con la mobilitazione di carattere generale, e quindi di Dema, i due stabilimenti che devono essere chiusi di Brindisi, Dema e Dar, devono comprendere anche i lavoratori di CM, quindi una battaglia di carattere generale in cui a essere compresi devono essere tutti, anche i lavoratori di CM che sono stati messi in un angolino già da numerosi anni, perché all'inizio della storia la ex GSE fu divisa in due gruppi di lavoratori, un gruppo che operava fattivamente e l'altro che rimaneva di riserva, con la speranza appunto che ci potesse essere un rilancio di carattere occupazionale, che in parte c'era stato, ma la pandemia ha tagliato le gambe a tutto e oggi sembra non esserci una ripresa, fino al punto tale che il fondo decide di chiudere Dema e Dar, due stabilimenti. Quindi noi crediamo che la soluzione, se ci deve essere soluzione, deve essere per tutti, e quindi abbiamo chiesto al signor prefetto di lanciare un appello al governo affinché ci sia interesse a rilanciare il settore aeronautico nella nostra provincia, che è tanto appagato in termini occupazionali. Ci deve essere un rilancio, un pezzo di attività lavorativa di quelle nazionali deve arrivare su Brindisi e deve salvare questi lavoratori.